Come insegnare al gatto a usare il tiragraffi. Il tuo gatto ha iniziato a farsi le unghie sul tappeto, sul divano o su altri mobili e a rovinarli? Insegnare al gatto a usare il tiragraffi è un passo necessario e importante quando ti trovi ad affrontare il problema che il gatto inizia a rovinare mobili, tappeti o tende facendosi le unghie. In questo video ti spiegheremo come insegnare al gatto a usare il tiragraffi per farsi le unghie, evitando così di continuare a danneggiare i tuoi mobili. Prima di iniziare però ti invito a iscriverti al nostro canale Animal Advisor. In questo modo potrai sempre rimanere aggiornato su nuovi video sulla gestione degli animali che pubblicheremo ogni settimana. Grazie! Premessa. Per i gatti, graffiare e farsi le unghie per affilarle è un gesto istintivo e necessario, da compiere anche più volte al giorno. Tuttavia, dato che spesso il gatto si affila le unghie in casa, su mobili, tappeti o tende, rovinandole inesorabilmente, è essenziale dirigere questo comportamento innato verso un oggetto che va bene graffiare, cioè il tiragraffi. Alcuni gatti iniziano ad usare il tiragraffi fin da subito e da soli, ad altri gatti invece è necessario insegnare loro ad usarlo. Perché i gatti si fanno le unghie sul divano o sui mobili? I gatti si fanno le unghie sul divano o su altri mobili per tre motivi. 1. Per consumare e affilare le unghie. In natura si farebbero le unghie sui tronchi degli alberi, in casa invece tendono a prediligere superfici come legno, stoffa e paglia. Di conseguenza è facile che prendano di mira mobili, divani, tende e sedie. 2. Per marcare il territorio e comunicarlo agli altri gatti. Sfregando con le unghie, infatti, i gatti, oltre a lasciare dei segni visivi che gli altri gatti possono vedere, lasciano anche degli odori tramite feromoni prodotti dalle ghiandole odorifere presenti sulle zampe dei gatti, che gli altri gatti possono facilmente rilevare. 3. Per stirarsi e allungare i muscoli del corpo. I gatti normalmente quando si svegliano hanno bisogno di allungare i muscoli, specialmente delle spalle, delle dita, delle zampe e delle zampe stesse. Dove disporre il tiragraffi? Per essere sicuro che il tuo gatto utilizzi il tiragraffi, è essenziale scegliere il posto migliore della casa per posizionarlo. A tal fine è necessario capire dove normalmente il gatto ama farsi le unghie. Sicuramente all'inizio non è consigliato disporre il tiragraffi in punti fuori mano o dietro a mobili. Dato infatti che uno dei motivi per cui i gatti si fanno le unghie sugli oggetti è per comunicare ad altri gatti qual è il loro territorio, tramite la vista dei graffi e gli odori che si depositano dalle ghiandole nelle zampe del gatto, è ovvio che il tuo gatto non riterrebbe adatto un angolo o un'area fuori mano per lasciare tali messaggi. Dovrai quindi scegliere un punto di grande passaggio o uno spazio non nascosto nelle stanze per soddisfare questa esigenza felina. Ma non disperare, una volta che il gatto userà regolarmente il suo tiragraffi, potrai spostarlo in modo graduale in un punto che si adatta meglio alla tua idea di arredamento. Un altro motivo per cui i gatti si fanno le unghie è per allungare i muscoli del corpo. Amano farlo quando si svegliano, quindi le zone vicino ai punti in cui normalmente dormono saranno altri posti eccellenti per posizionare i tiragraffi. Se il tuo gatto normalmente si fa le unghie in un certo punto del tappeto, anche questo potrebbe essere un buon posto dove posizionare il tiragraffi. Se il tuo gatto si fa le unghie sui braccioli del divano o ai lati di altri mobili, dovrai posizionare il tiragraffi del gatto direttamente davanti al divano o al mobile in questione. Una volta che avrà imparato a lasciar stare i mobili e utilizzerà regolarmente il tiragraffi, tuttavia, potrai iniziare a spostarlo nel tuo punto preferito, al ritmo di un centimetro al giorno. Quanti tiragraffi disporre in casa?
Fornire ai gatti più tiragraffi in diverse aree della casa aumenta la probabilità che i mobili e i tappeti vengano lasciati stare. L'ideale è quindi disporre in casa un numero di tiragraffi che corrisponde al numero di posti dove abitualmente il tuo gatto si fa le unghie. Se per esempio il gatto normalmente si fa le unghie su un tappeto e sul divano, dovrai procurarti due tiragraffi, uno da disporre sul tappeto in questione e l'altro davanti al punto del divano che il gatto ha preso di mira. Se hai due gatti, dovrai procurarti un numero di tiragraffi che corrisponde al numero dei posti totali che i due gatti hanno preso di mira per farsi le unghie. Se non vuoi acquistare così tanti tiragraffi, in alternativa va bene anche usare un semplice tronchetto di legno oppure una scatola di cartone piena, in modo che risulti stabile quando il gatto ci fa le unghie sopra, o ancora un pezzo di cartone montato su un pezzo di legno. Come insegnare al gatto a usare il tiragraffi? Ecco come procedere per insegnare al tuo gatto a usare il nuovo tiragraffi. 1. Gioca con il gatto vicino o sul tiragraffi. Puoi aiutare a capire che il nuovo tiragraffi è fantastico giocando con lui vicino e sopra il tiragraffi. Dato che i gattini giocano molto, questo è uno dei migliori metodi per incoraggiarli a usare il tiragraffi. Un ottimo modo per farlo è utilizzando un gioco per gatti di tipo a bacchetta. Con questo gioco puoi infatti incoraggiare il gatto ad allungare le zampe e posizionarle sul tiragraffi mentre cerca di raggiungere o afferrare il gioco. Puoi anche provare a disporre il gioco preferito del tuo gatto in cima al tiragraffi per invogliarlo ad arrampicarsi sopra per prenderlo. In breve tempo, il gatto scoprirà che è bello farsi le unghie sul tiragraffi e inizierà ad usarlo sempre più di frequente. 2. Premia il gatto quando usa il tiragraffi. Molti gatti amano essere premiati con del cibo di loro gradimento, quindi assicurati di avere alcuni bocconcini in tasca quando presenti il tiragraffi al tuo gatto. Inizialmente puoi dargli un premietto se annusa e si mostra interessato al tiragraffi. Man mano che il gatto prova ad interagire maggiormente con il tiragraffi, puoi premiarlo quando ci mette le zampe sopra, poi quando sale su di esso, fino a quando si fa le unghie sul tiragraffi. Puoi anche provare a disporre dei premietti in cima al tiragraffi, questo lo incoraggerà a salire per recuperare i premi. Per mezzo dei premietti il gatto farà un'associazione positiva con il tiragraffi, quindi inizierà a considerarlo come un oggetto interessante e valido per farsi le unghie. 3. Usa l'erbagatta per attirarlo sul tiragraffi. I gattini e alcuni gatti non sono interessati all'erbagatta, ma molti gatti adulti ne vanno matti. Se hai uno di questi gatti, puoi spargere un po' di erbagatta in polvere oppure in spray sulla base e sulla parte superiore del tiragraffi. Quando il tuo gatto la leccherà, è facile che inizi a impastare con le zampe. Questo gli permetterà di scoprire che è un'ottima superficie per farsi le unghie ora e in futuro. 4. Prova a sdraiare il tiragraffi su un lato. Se hai un gatto che non ha mai usato un tiragraffi, può essere utile inizialmente posizionare il tiragraffi disteso su un lato per incoraggiare il gatto ad avvicinarsi. Utilizza poi i metodi sopra descritti come cospargere erbagatta, giocare intorno e sul tiragraffi e premiare il gatto. Una volta che il gatto userà abitualmente il tiragraffi disteso, puoi alzarlo in piedi e lasciare che lo usi normalmente. 5. Accompagna sempre il gatto sul tiragraffi quando graffi altri oggetti. Una volta che avrai abituato il gatto a usare il tiragraffi, se capita che lo vedi che si fa le unghie su un mobile o su un tappeto, prendilo delicatamente in braccio e accompagnalo vicino al tiragraffi. Mentre fai questo, ignora il gatto, non parlandogli e non guardandolo, per evitare che venga premiato con la tua attenzione per essersi fatto le unghie in un posto indesiderato.
Appena si farà le unghie sui tiragraffi, premialo con un bocconcino di suo gradimento e dicendogli bravo. In questo modo il gatto capirà che è sul tiragraffi che tu vuoi che si faccia le unghie, non in altri posti. Metodi che non funzionano. Un metodo che normalmente non funziona quando si tenta di insegnare al gatto a usare un nuovo tiragraffi è afferrare le sue zampe e disporle sul tiragraffi. Ai gatti non piace infatti che gli si tocchi o afferri le zampe e in questo modo finirà solo che il gatto eviterà il tiragraffi invece di usarlo. Sconsigliamo anche tutti i metodi che cercano di associare conseguenze negative a un comportamento indesiderato del gatto, in questo caso farsi le unghie su mobili o tappeti. Questi metodi includono spruzzare al gatto acqua sul muso, fare un rumore forte per spaventare il gatto, urlare, picchiare o qualsiasi altra strategia simile. Queste tecniche di rinforzo negativo, che in realtà non sono altro che delle punizioni, non funzionano con i gatti e, peggio ancora, possono ritorcersi completamente contro o causare danni fisici e mentali. Molti gatti, infatti, finiscono solo con lo stressarsi moltissimo con questi metodi e possono reagire proponendo comportamenti alternativi, come non usare più la lettiera per fare i bisogni, ma farli in giro per casa, oppure graffiare maggiormente altri oggetti della casa e, nella peggiore delle ipotesi, nascondersi o rifiutarsi di mangiare. Molto meglio quindi usare sempre dei rinforzi positivi per insegnare qualcosa al gatto, come il gioco o il cibo. In questo modo il tuo gatto eviterà di rovinare i mobili perché prediligerà usare il tiragraffi, ma senza ripercussioni sulla sua salute fisica o mentale. Conclusione. Se procederai come abbiamo visto per qualche settimana, il gatto imparerà presto a usare i tiragraffi per farsi le unghie al posto di tappeti o mobili. In questo modo avrai evitato danni al tuo mobilio e il tuo gatto sarà felice di avere il suo tiragraffi privato. Grazie per aver guardato questo video. Speriamo ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Se ti fa piacere, scrivicelo nei commenti e iscriviti al nostro canale Animal Advisor per rimanere sempre aggiornato su nuovi video sugli animali che pubblicheremo tutte le settimane. A presto!